Salve a tutti ragazzi, qui Alessio Seneco e benvenuti ad un nuovo video. Oggi ragazzi volevo parlarvi di una cosa. Oggi in realtà da qualche tempo però sono stato un po' impegnato tipo con Ivy e con da ieri tempo, però comunque prima ho voluto un po', e poi ieri era uscito il nuovo episodio di Pokémon Esplorazione, quindi il nuovo episodio doppiato di Pokémon Esplorazione, quindi sapete che ho qui, che ne esce uno nuovo, io ci faccio la recensione sul canale è secondario, però vabbè, che questo dico, come potete vedere sono sulla su Pokémon Central Wiki. Sì, buon central. Allora, voi mi state chiedendo che cacchio lo vuol dire? Vuol dire, ragazzi, che oggi, già vabbè, oggi ne sono un membro. Sono un membro ufficiale di Pokémon Central Wiki. E questa è la mia pagina utente, in pratica. In cui però allora, perché ragazzi mi sono unito a Pokémon Central Wiki? Beh, è spiegato vai in questo piccolo paragrafo nominato appunto perché si è unito a Pokémon Central Wiki. E ma effettivamente l'ho fatto perché allora, diciamoci, io amo Pokémon Central Wiki, però c'è questo problema di essere troppo inferiore a Bulbapedia, cioè, è davvero Bulbapedia tipo questo è in base al numero di pagine e fatte, cioè anche non intendo tipo a qualità, perché vabbè, la qualità penso sia più o meno la stessa, ma in base ed a molte meno pagine, cioè fin troppe di quelle che abbiamo tenuto. Teniamo noi, non sono neanche completato. Tipo, per farne un esempio, metà degli episodi dell'anime Pokémon in pratica non esiste una pagina sulla wiki. Più della metà di quelle che ci sono, non ne vedono un cazzo in pratica. Così va vale anche per i round del manga. Ed è qui, raga. Così che quindi ho deciso di dare il mio contributo. Ebbene, con cosa ho iniziato? Con questo, i portali sull'infinito. Allora, e questo perché sinceramente i portali sull'infinito è uno dei miei giochi preferiti. Mi andava tipo come ho voluto usarlo come sorta di base di lancio, come posso dire, come territorio o di apprendista, cioè una sorta di prova, ecco. Non è il mio metodo in realtà, come scrivo le pagine in realtà non è tutto sto granché, perché quello che faccio è semplicemente tradurre quelle di Bulbapedia. Sì. Io non ho fantasia portata via, è vero, ma comunque lo ammetto, almeno questo. Quindi ragazzi, questa le pagine portate sono i fili, quindi da qua. Ciò che quindi ho fatto è stato in pratica quasi riscrivere un po' la trama, perché ce l'avevo una trama, poi sinceramente da un certo punto era totalmente assente, se non mi sbaglio era era tipo dove avevo cominciato era tipo al fine al palazzo di ghiaccio, era tipo dal palazzo di ghiaccio, sì, la prima escursione al palazzo di ghiaccio, cioè questo sincero, questa è stata veramente la continuazione della trama del gioco, è stata ovviamente l'unica parte di questa pagina non tradotta da Bulbapedia. Cioè, in realtà,
Sì, più o meno, però comunque ci ho aggiunto del mio, perché la pagina di Bulbapedia tipo era assurda. Cioè la descrizione della trama di questo gioco da parte di Bulbapedia era assurda, tipo descriveva con descriveva tutto quello che succedeva. E ma cosa importante, tipo qua Dai Dragon finalmente ci spiega tutto alla verità. Non è niente. Se, non fa neanche una cosa. Brava Bulbapedia. Insomma, ho aggiunto anche la sezione personaggi. Forse tipo l'avevo ampliata, non mi ricordo. Nah, l'ho aggiunta. Con tanto di boss. Allora, questa è stata veramente. La storia di questa tabella in pratica è una storia divertente, perché io non mi ricordavo per come e si facevano le tabelle. Allora, perché non mi ricordavo? Perché per un tempo sono stato un membro di un'enciclopedia e io una tabella o due l'avevo fatta. Purtroppo tutto questo è andato a puttane, perché e poi non mi ricordavo più come farle. E quindi ho deciso di copiare il codice da Bulbapedia. Peccato che Bulbapedia ha tutto un altro codice per fare le tabelle che poi non sento al wiki. Ringrazio ancora quelli là che me l'hanno aggiustata. Poi ci ho messo le meccaniche, tipo questa qua. La tabella dei vari effetti dell'attacco combinato, se non mi sbaglio, è l'attacco combinato? Sì, si chiama attacco combinato. Ho fatto una storia analoga alla tabella dei boss. Ragazzi, questa. Le codici per le missioni speciali. Allora, queste sono state veramente la mia spina nel fianco nello scrivere questa pagina. Perché io me lo ricordo. Tipo. Adesso ve lo mostro. Revitals. Leggete 60 codici diversi. Eh sì, per ogni soltanto per 3 vital. Sì, cioè, ma ci sono su questi 60 codici sono diversi per le tre regioni, il Giappone e America e palle che credo sia con te un po' Europa, Australia e l'altro. Non credo Asia più o meno. Beh, alla fine in pratica non ho fatto altro che ricopiare sempre il codice da Bulbapedia, però ovviamente è traducendo adattandolo a quello di Phone Celtic, che così ho fatto per praticamente tutto il re. Questo. Quella parte della demo, l'accoglienza. Che vedo che non è poi così cattiva, a parte questo da IGN, nel maledetto IGN, questo è un gioco bellissimo. Poi ecco qua, con la galleria, perché non c'è la galleria? Semplicemente perché non ci sono le immagini che io dovrei che vorrei mettere. Non posso ancora mettermele da solo. Piccola chicca. Acqua. Il nome della squadra di Molga, che in realtà in inglese è molto più lungo di questo qua. Comunque, non so se effettivamente però il nostro poteva essere messo tranquillamente, quindi se lo sapevi, poi quando arriveremo controllerò. Ragazzi, il video finisce qui, sì, è stato un pochino noioso, però spero di no, però ho essenzialmente fatto per annunciarvi che sono membro della Wiki e adesso starei lavorando sulla pagina di rosso e verde. Elvi, mi vado nei commentari, scrivi se non l'avete fatto e lasciami piace se il video vi è piaciuto. Qui da adesso sono con tutto, il video è finito, andate in pace e buon YouTube a tutti!